Va bene, se ci sono, buono così. Comunque, no, a parte che non mi vedo la cam, quindi va bene. Però, ragazzi, puttana, se voi vedete quello che sto vedendo io, ma io sono seduto per terra. Cioè, se mi alzo. Però devo regolarla un attimo sta cosa, perché io sono calcolato da seduto, non da in piedi. Quindi, soprattutto per la cam, in teoria dovrebbe essere lì. Muovere il ditino è fighissimo. Comunque, ciao a tutti ragazzi, io sono Dante. Oggi sono qua ragazzi con un nuovo episodio di One Shot. Oggi andremo a provare, come potete ben vedere, il VR. E in più il primissimo gioco VR, che ovviamente è una demo perché voglio testare un po' questa esperienza VR. Volevo, la prima impressione volevo farla con voi, ovviamente. Io non ho ancora giocato un cazzo col VR, non ho ancora fatto niente. Pistolino. A parte che io qua c'ho il muro. Sì, c'ho il muro. Sei nel mio muro. Comunque, facciamo subito gioca e vediamo un po' come. Allora, riduce la città. Eh? Ah, mi sta dicendo. Attenzione, può provocare cinetosi. Non so cosa sia la cinetosi. Ma iniziamo così, dai. Ho fastidio al naso, mi devo abituare. Ragazzi, però, cioè. Sì, ma io sono basso a prescindere. Che cazzo vuol dire sta roba? Bellissimo. Bellissimo, cazzo. Oh, hey! Welcome in! If you're thirsty, you're in the right place. We sell drinks here. Ok. Allora io c'ho qua un coso, ma. Smell like savage Stavo dog ass. You leggendo. all right? Mubo was worried about you. Oh. And your payload. But you know, mostly you. Not just the payload, but. Stick around, he should be right. Oh, by the spires, you made it! And all in one piece! Which means I can Cioè, raga, mi sento proprio finally basso di get quello che sono another chance to normalmente play io, santo Dio. Cioè, non mi potete Mubo trattare one così, more però. drink. So Cioè, keep me cool on that. questo è body shaming, oh. Surviving the rest of the Guavian Death Gang is a lot. But luckily the Ho già spires capito kept che. us safe. Aspetta un attimo. Fermi tutti. Fatemi controllare una piccola cosa. Minchia, ma quella merda lì è gigantesca. Allora, fammi un attimo vedere, fammi un attimo vedere, fammi un attimo vedere. Io però non mi vedo. Non mi riesco a vedere. No, ho sbagliato tasto. Se faccio così. Ok. Scusami un attimo. Ma qua è partito. Ma sono in live? Giusto per sapere, per capire, per vedere, perché qui si devono capire queste cose. Ah, sì, sono in live, perfetto. Allora, il punto è che potrei starmene anche più indietro, però questa sedia la devo levare dal cazzo io. Vaffanculo. Vai più in là. Allora, se sto così, tipo, a parte che il cavo è lungo a bestia, quindi va bene. Potrei anche star così, potrei anche stare. Ok, allora direi che in realtà possiamo riprendere l'avventura. Ci ho la mano smonca. Ahimè che succede? Io devo star qua per forza? Se vado più indietro?
Sono fuori dall'area. Facciamo una roba, facciamo. Poi dovrò mettermi a regolarla sta roba. Vabbè. Ottimo. Che ripresa incredibile. Allora. Talking about buying cyborg body parts. Ruby, come in and meet the most skilled droid technician in the outpost. Bellissimo così. Però sono sempre basso. Allora, in realtà per la media italiana dovrei essere più o meno giusto. Sono leggermente più basso. Ciao. Che cazzo vuoi? Sono già oltre? Ok, se sto qua va bene? Sono troppo qua? Ok. Ok. You and I will go out to the Batuu Wilds and get those packages back. You know, the Guavian Death Gang probably didn't just stop looking for the cargo they wanted on the ship. Just saying. Oh, right. We're gonna go out there and find a special package. Bellissimo. Eh? Yes, I do. Così potete ammirare la mia bellissima silhouette. Che sono sempre seduto, io di solito facendo questo. Che cazzo vuol dire? Aia. Aspettate un secondo. No, che poi spacco tutto. Ribalto tutto io. Wow. That really took a depressing turn at the end. Hey, you need a drink? I need a drink. Oh, sì. Dammi qua. Che strana sensazione muovermi. I've got just about any drink in the galaxy. But there are a couple, I don't know, unique ones that I do. Ma c'hai un occhio cieco te, ciccio. Tu? Okay. Where to start? Let's see. Oh, the first one I'll tell you is about a Jedi Padawan and her little green friend, who is very powerful. Un po' storto, cioè non lo sento proprio. Che figata! Okay. All right. No. And Demwood scales. Looks like the Teratine pods too. Ok. Ma scusami se salto. Che figata. Sì, dà parecchio fastidio muoversi senza camminare. Io non ce li ho tutti quei soldi. No. Fammi prendere. Fammi prendere. Io voglio la mia bibita. Non disponibile ora? Ma perché non ora? Fanculo. Io posso toccare qua. Che cazzo è questo? Sono Rayman! Ho le braccia staccate dal corpo. E ho il corpo. Non ho, però, ho le gambe. Non ho i piedi. Ma io posso, tipo, prendere. Ma non, è una pistola? Che cazzo è sta roba? Sì, ma da quando in qua muovo la testa e il corpo mi si muove? Che devo fare? Scusami, non ho capito. Sono un po' perso. Andiamo là.
Dà parecchio fastidio, sì. Però raga, che figata, santo Dio. Ma io posso andare di qua? Che fastidio. Viaggia verso... Sento basta. Mi sembra di essere tornato all'elementare, raga. Ma io che cosa sto facendo con questi due tasti? Che figata. Ma il teletrasporto è per... Ma che schifo. Posso prenderla? Oh! No. No. Giusto, magari... Sì. No, aspetta. Fammi fare... Senti, vaffanculo, va bene? Che bello, ragazzi. Quanto sono lontano dal... Ok. Più o meno. Ok. Ok. Allora, in teoria io dovrei andarmene da qualche parte, però non so dove cazzo devo andare io. Sono sicuro che qua c'è la sedia, guarda. Ah, l'ho trovata. No, questo è il letto. Da che parte sono girato, santo Dio. Aspetta, se questo qua è il letto, quindi qua c'è la scrivania. Ah, meno male che riconosco camera mia. Cos'è sta roba? Ah! Vai via! Ma non devo lanciare forse. Uehehe! Guarda come mi trema la mano. Dove cazzo ha mirato? Ma io cosa devo guardare? Il dito? Carino. Sì. Scrivania? Sì, mi servirebbe questo. Ho sonno. Posso guidarlo questo? Oddio. Piano, con calma. Ah! Ah, che cazzo? Ah, la scrivania. Ehi. Ciccio, non vedo, son basso. Che cazzo vedo? Io vedo al massimo il tetto, porca puttana. Non vedo un cazzo. Quella? Togli i sottotitoli. La smetti di parlare, di mortacci. Porca merda. Devo riconfigurare forse la cosa, non mi ricordo. Mi sto perdendo in camera mia, non so più dove cazzo sono. Qua davanti che c'è? Ho capito. Quella è la nave? Non importa, fanculo.
Questo è vivere la mia vita, ovunque voi siate, questa è la vivere la mia vita. Vabbè. Aspetta, seguo il filo. Sì, ci sono, non è vero, questo è il muro. Ah, no, cazzo, sì, è il muro, queste qua sono le mappe. Allora, piano piano, con calma, parsimonia. Meno male che io ho esperienza videoludica. Siete qua, scommetto. Qua c'è la sedia da qualche parte. Ho sentito qualcosa, non tirare calci che poi minchia sbatti per terra. Anzi, la fai sbattere per terra la roba. Ma sei magia? Vedo buio. Vedo nero. Come i miei occhi. Ma a che punto siamo? Porca merda. Punta dei tre soli, terre e stavo leggendo. Ok, di qua. Muro invisibile, ma davvero? Vabbè, allora mi giro. Che palle. Vi giuro che se entrasse adesso Marco, perché mia sorella non c'è, ma se entrasse Marco mi vedrebbe con un deficiente così. In teoria vede lo schermo cosa faccio, quindi. Porca puttana. So che non si dovrebbe fare, raga, ma io mi vorrei buttare un botto. Sarebbe un'esperienza unica. Soprattutto che io sapete che soffro di vertigini. In realtà sta roba mi dà abbastanza fastidio. No! Hanno un bastarda Disney che impedisce il suicidio anche nei videogiochi. No, mi dissocio, non è per quello. Però è sempre bello buttarsi dall'alto da qualche parte. Nei videogiochi, nella vita reale evitiamo, cioè. C'è già. Siamo in tanti però. Comunque bella la città, ma io ero laggiù. No, mi sa di no. No, sì. Devo comunque riconfigurare un attimino la mia camera perché forse sono troppo vicino alla scrivania in alcuni punti. Vabbè, sentite, andiamo avanti, che qua. Sarebbe bello nella vita però camminare così, cioè ti giri al massimo e vai tutto. Fa una strana sensazione comunque, ve lo dico. Che figata. C'ha una visuale che è veramente. È fatta bene però, porca troia. Puttana la merda, che figata. Mi è sembrato di inciampare. Una cassa! Oh, roba, 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 roba. Che c'è qua davanti? Niente, forse c'è il letto. Ah, sì, più o meno sono in diretta. Ah, pistola! Mia, 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 mia. No. La fanculo, mi ci voglio avvicinare io. Questo raga si compra di videogioco. Quella ce l'ho già. Questa cosa la fa? Cari. A parte che questa qua sembra un'arma briera, cioè. Però. Ma che figata.
No, non farla cadere. Ok. Questa. Ma non ci voglio credere. Dove me la metto questa nel culo? Cazzo è sta roba qua? Io posso fare così come niente, cioè, tanto è uguale. Non mi piace questa. Beh, tanto ho questa. Spara. Bah! Spegni! Mi sa che l'ho esaurita. Come un pirla. Ah, mi sa che è questa roba qua allora che funziona. Oh, c'è. Oh, oddio. Questo ha. No, vabbè, raga. Cioè, che figata. Ma non si può mettere tipo da un'altra parte, tipo nel culo, dove cazzo vuoi. Cioè, vaffanculo, questo rimane qua. Ok. Ehi, chi è? Puttana la merda. Aia, che male, cazzo. Di bastardo.
Whoa. Okay. Fanculo. Okay. Cos'è qua? Va bene, andiamo. Devo fare anche l'animazione mentre... Posso giocare a freccette ancora una volta? Che figata, cazzo, che figata. Mi sembra di muovermi con il VR. Pirata 1. Tira fuori la testolina, bastardo! Vaffanculo, vai! Aspetta, che voglio... Ancora un po' va bene.
Ah, qua c'è la vita, bellissimo. Io devo controllare una cosa però, ragazzi, aspettate un secondo. Ah! Che figata. Aspetta un po', io qua devo prendere... E vaffanculo. No, sbagliato. State facendo una barcata di cazzi miei? Ah no! Riprendiamo la nostra mano. Ok, riprendiamo la nostra mano. Oh, scusa, mi stavo muovendo. Comunque. Sempre sta cazzo di pianta! Che cazzo vuoi? Vaffanculo, me ne batto il cazzo. Spegni un po' sta merda. Segni vitali, perfetto. Mi bastano quelli, a me campo 100 anni, guarda. Quello? Chi vuole fottere con me? Pezzi di merda. I realized the ship was also carrying some prototype droids I thought would be real hot sellers here at the depot. Anyway, if you come across any, I could probably funnel a few credits your way. They're like regular droids, but smaller. Okay. Mi sembra di essere come un personaggio di The Sims, tipo. Sì, però piccolo lo sempre uguale, cazzo. That's a shield remote, top of the line, stronger and tougher. Vaffanculo. Lasciala lì quella. Tua madre! Affanculo. Sono piccolo, cazzo! Questa è la mia vita nella realtà. Che tristezza! Ci vorrebbe la Ema che mi guarda fare ste stronzate. Ah, merda di plebei! Non so cosa sto facendo in questo momento. Questo. Ma che figata! Guarda! 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 Oh! Bellissimo. Allora, intanto. Non imbelliniamoci nel cavo, porca troia. Ma io dove cazzo sono? Ma no, sono bloccato sulla cosa! Non sto cercando di prendermi l'uccello, sto cercando. Invece, infatti. Saperlo prima non salivo qua sopra come un nebete. Sono bloccato qua? Qualcuno mi viene a prendere. Ma cazzo.
Ma io davvero mi dovevo bloccare qua così come un nepete? Porta gli ingredienti, ah? Ok. Sì, va bene però. Quindi. Ho capito come funziona. Però io sono bloccato qua sopra adesso, davvero? Gira la testa. Dai, davvero. Mi posso sparare? È troppo grossa sta arma. Ho perso l'arma! Ho perso l'arma! Questo è un problema. Io che cazzo faccio adesso? Che cazzo mi avete preso, fanculo. Meglio. Oh. Così è già meglio. Minchia, se guardo qua almeno questo è il capezzolo. È un po' tutto meno vicino. Sì, ci sta. Oh, dai. Ah, scusa. Secondo me così è giusto. No, no. Oh, così è meglio, cazzo. Dai. Sì, però io sono bloccato qua così come un pirla. Niente, senti.
Ha capito? Non mi faceva coso. Che cazzo, dai. Non mi fa fare di nuovo tutto, vero? Ti prego. Dio mio. Ah. Vabbè, ci velocizziamo, facciamo più coso, ci mangiamo il nostro coso. A posto. Dammi da bere. 99? Che cazzo ne ho io? Smell like savage junk pile, kid. You all right? Mubo was worried about you. And you pay them, but you know, mostly you. Not just the payload, but stick around, he should be right. Oh, by the spires, you've made it! And all in one piece! Which means we can find the cargo! Perdere pezzi, ma scusami. Beh, ho capito, dobbiamo fare cazzi e mazzi. Dai, velocizziamo il processo di sta merda che io qua ci sono già stato, voglio andare a massacrare la gente. Aspetta un po'. Aspetta un po'. No, aspetta, dove cazzo l'ho lanciata la cosa? È questa. Dai, sarebbe stato divertente. Ma vaffanculo, che cazzo vuoi tu? Ma levati dalla minchia. Io voglio bere. Ma io dove cazzo sono in tutto questo? Vaffanculo. Zitto. Mi star zitto, sennò ti spacco la vaglia. Che cazzo è successo? Mi sa che qua c'è. Io sono di spalle. Ah, ok, quindi voi siete qua. Non rompere il cazzo. Sì, scrivania. Questo è il telefono. Era meglio prima. Ma cos'è? We found a bet too. Tell you what, order one, and I'll toss in a story about some of the crazy things that have happened here. Not to oversell it, but I'm a natural storyteller. Nah, fanculo. Me ne vado. Okay. Vaffanculo. Tutto questo, che ore sono? Le 7. Ok. E da quanto sto registrando? 45 minuti. Frega cazzi, raga, questa roba qua è bellissima. Punta dei tre soli. Buona... Si corre, vai. Ok, allora adesso ci mettiamo
In regola. Allora, questo lo mettiamo qua dentro. Questa ce la mettiamo nel culo. Ce l'ho già. Quella mia qua. Quella mia. Hey, you found a remote droid. Those will detect any baddies in the area. Then just sit back and let it do the attacking for you. Ok. Ma arriva da dietro qualcuno, vero? La scrivania. Aha, ok, ho capito. Ok. Vediamo come si fa più la svelta. Tocca, tocca, tocca il culo, tocca il culo. Ok. Bellissimo! Ma questo che cazzo è che c'ha qua? Non riesco a capire. Mi frega un cazzo. Andiamo. Non so neanche più come mi sono girato. Ma c'è qualcosa. Corri. Corri. Aspetta. Non ce n'è uno qua? Porco cazzo. Sono morto.
Ehi, c'è nessuno? Vedo un cazzo. Carichiamo il checkpoint, per favore. Ah, no, grazie. No. Va bene. Niente, sono morto e speravo di andare avanti, ma non mi fanno fare altro. Vabbè ragazzi, comunque ci siamo goduti quello che ci siamo potuti godere. Io non vedo dove cazzo sono, vediamo un attimo. Ah, sono di culo, perfetto. Ok, vabbè, ormai. Vabbè, ragazzi, direi che per oggi questo è tutto. Io ringrazio tutti voi di essere passati, vi ringrazio mille della compagnia e spero che questa live vi sia piaciuta. E vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio di One Shot e a un altro episodio con il VR. Non sarà l'ultimo, non sarà il primo, anzi è il primo, ma non sarà l'ultimo, perché è una figata pazzesca. E qualche gioco lo acquisterò qualche più avanti, tra un po', quello che è, li acquisterò perché mi interessano un botto. Comunque, detto questo, ragazzi, ciao a tutti e alla prossima. Facciamo passare un po' di minuti.